Amici di Metal, fratelli di Metal.it o viceversa, sono Francesco Bonmartini, vi sto mandando questo video, sto facendo questo video da Berlino, da uno dei, dal cuore pulsante di Berlino, Alexanderplatz. Come potete vedere dietro di me c'è la Fernsehturm, la famosa torre della televisione. Questa è la piazza. E quest'oggi voglio parlarvi di un gruppo che è tuttora in assoluta attività e sta crescendo anche esponenzialmente nei gusti di pubblico, pur essendo un pubblico molto di nicchia, perché stiamo parlando di un genere, il death metal, in questo caso molto anche tecnico, veloce eppure anche melodico, seppur aggressivo, quindi una grande capacità di unire tutte queste caratteristiche. Sto parlando degli Obscura, una band che è appunto in attività ormai da quasi 20 anni eppure è freschissima. Il loro lavoro più diciamo importante, che gli ha portati un po' all'attenzione di tante persone, è del 2009 e si tratta di Anticosmic Overload, o meglio, Cosmogenesis. Anticosmic Overload è il singolo che li ha fatti conoscere di più rispetto a prima, nonostante avessero già fatto un disco molto interessante come Retribution, che poi è stato ristampato. Un disco però un po' più classico nell'andamento, anche se si intrasentivano, più che intravedevano già, le caratteristiche degli Obscura, quindi questa enorme velocità, non solo batteristica, perché ovviamente ci vuole anche una capacità di gestione a livello chitarristico per riuscire a sostenere quei ritmi che si sono alzati, sono modificati con l'inserimento di aperture melodiche prima presenti in una maniera molto differente e comunque inferiore, appunto col disco che dicevo prima, per poi diventare sempre più interessanti anche a livello di cambi di tempo e di produzione con l'album del 2011 Omnivum, che io considero il migliore degli Obscura, con un pezzo clamoroso come Septuagint, che è l'opener, a cui fa il paio un po' anche l'opener di Acrosis, che è il loro terzo lavoro. Dalla coloritura della copertina rossastra, giallo-rossa, e anche quello un buon disco del 2016 che precede, intanto sta piovendo come potete immaginare, che precede un altro ottimo album, il più recente, Diluvium, del 2018. Io quest'anno andrò a seguirli anche in concerto, non so ancora se a Bologna o a Praga, vediamo. Sono in tour, intanto scusate ma mi metto il cappuccio perché altrimenti rischio di non finire il video. Sono in tour con i God of the Throned, i Fractal Universe e i Tulandra, e quindi andrò a vederli in quell'occasione. Mi piace parlare degli Obscura perché credo che siano veramente una band molto sopra la media, che ha, come dicevo prima, una capacità di unire la melodia ad un'aggressività veramente di alto livello, e un po' anche per la voce appunto del cantante, che tra l'altro è l'unico membro originario rimasto, cantante e chitarrista, gli altri sono cambiati. Nella band aveva militato anche per diversi anni, 7, Hannes Grossman, ex batterista dei Necrophagist, e ora è stato sostituito più che degnamente comunque, perché ripeto, per mantenere una capacità di gestione del sound strumentale degli Obscura ci vuole veramente un bel paio di coglioni, e niente, quindi è un gruppo che secondo me si avvicina molto anche per certi versi ai death, proprio perché vabbè, fanno death metal ma lo fanno utilizzando quell'approccio di riffing che comunque appunto è in grado di farsi riconoscere anche a livello, come dicevo prima, melodico, e melodico non intendo smelenz
e tutte quelle cose che vanno adesso, che insomma onestamente mi rompono un po' i coglioni, ma rimane proprio l'aggressività e la capacità di essere innovativi ma senza essere comunque al contempo anche un po' come dire posticci, ecco, ridanciani quasi, scusatemi due termini un po' retro, ma io sono un po' retro da questo punto di vista. Quindi io niente, ve li consiglio, gruppo tedesco di assoluto livello, se potete andarli a vedere quando passano per l'Italia, stanno anche promuovendo molto il tour, ve li consiglio.